Ragazzacci del web, un salutone dall'abbaccio e benvenuti in una nuova serie sul canale, o meglio, miniserie. Tanto per cominciare invito tutti quanti a lasciare adesso un like per sostenere questa serie, perché secondo me ne vale veramente tanto la pena. E mi raccomando, lasciatemi un commentino qua sotto dicendomi cosa ne pensate di questo che secondo me sarà un vero capolavoro. Detto questo, non mi voglio dilungare tanto in discorsi subito in questa intro, ma voglio andare subito in game e poi spiegarvi meglio come andremo avanti. Io ragazzotti non so voi, ma ho letteralmente i brividi per quest'intro. È stato un qualcosa di eccezionale. Allora, partiamo con ordine. Questa sarà una miniserie per il semplice fatto che molto probabilmente il gioco in sé per sé non è molto lungo. Quindi ho intenzione di provare a registrarlo tutto e poi, diciamo, suddividerlo in vari episodi. Non dovrebbero venire più di 7-8 episodi. Quindi, anche per comodità mia, io mi metterò un timer, tanto lei si accascia, che mi consentirà di dividere meglio le cose. Questa prima parte era molto introduttiva e in sé per sé il gioco è abbastanza semplice, però quello che mi ha affascinato non sono le musiche, che sono veramente un qualcosa di eccezionale, ma il game design. Cioè, guardate cosa stiamo vedendo. È praticamente completamente disegnato a mano e in più lo sfondo è animato. Cioè, le nostre interazioni al momento sono veramente basilari. Possiamo saltare, camminare e correre. È bidimensionale, quindi non è chissà cosa, però
Cioè, un gioco secondo me per essere veramente bello, spesso e volentieri non importa che sia un AAA. Un semplice indie come questo ci può semplicemente regalare l'emozione di un pomeriggio e darci tutto quello che un AAA ci può dare. Ok, questa cosa si può raccogliere. Eccellente, salve Stellina, piacere. Te mi servi a qualcosa? Direi di sì, perché mi stai seguendo. Ok. Fondamentalmente, da quello che ho capito, il gioco è abbastanza lineare. Si tratta, credo, di un platform dove di qua non si va, bisogna andare di qua. Piano piano si sbloccheranno anche dei poteri? Non lo so, lo scopriremo solamente andando avanti. Opposite è molto veloce come gioco, non è che di qua non si va. Niente, probabilmente ancora lì non si può andare. Andiamo su di qua dove troviamo un'altra lucetta. Bene. Eccellente. E da qui succede qualcosa. Una. E due, ok, dobbiamo trovare la terza per collegarci. Bene, di qua sopra si va. Eccellente. Eccola. Però come arrivo là sopra? Non lo so, lo scopriamo solo andando avanti, molto probabilmente. Quindi proseguiamo. Cioè, notare come è vivo lo sfondo. Salve, cosa essere tu? Una tenda volante, va bene. E da qui ha generato qualcosa che su cui posso camminare. Sembra una costellazione. Simpatico, andiamo a prendere la terza stella. Quindi che abbia qualcosa a che vedere con le stelle, con... Bello, mi piace. Potete vedere molto fondamentalmente è abbastanza semplice. Abbiamo avuto un intro dove lei sembrava cantare su una mano e questo suo cantare d'un tratto si è interrotto. Come se avesse perso la voce. Ok. Qui cosa succede? Oddio, bello. Cioè, vedete cosa intendo per poesia nell'indie? Il mondo prima era grigio. Era privo di colori. E piano piano stiamo forse sbloccando i vari colori della... come si chiama? Della cosa cromatica. Quindi molto probabilmente il nostro scopo è completare la il chroma key. Ok, e non ci rimane altro che andare avanti e scoprire insieme cosa ci aspetta. Qui cosa abbiamo? Salve. Ok, sembrerebbe che le tre stelline vadano verso il cielo. E facciano una costellazione. Ok. Ora c'è da dire che a prescindere da tutto, e qui cos'è questo? Non lo so. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo. A prescindere da tutto,
Il gioco per sé è semplice, molto tranquillo, però come potete ben vedere, cioè è strutturato in modo da emozionare il giocatore. Io non so neanche se queste parti ve le taglierò, sono veramente troppo belle. Cioè, ragazzi, rendiamoci conto di cos'è questo gioco. È di una semplicità assurda, perché io sto semplicemente andando avanti, saltando in giro. Cioè, non è che sto facendo chissà cosa. Però wow. Ok, salve. Signore e signori, Gris. Ho i brividi. Cioè, seriamente, ho i brividi. Ho veramente i brividi. Cioè. E io molto probabilmente tutte queste parti che fondamentalmente sto in silenzio perché anch'io, cioè, come fai a commentare una cosa talmente bella e poetica? Ve le lascerò, non credo taglierò molto di questi video. Lascerò molto probabilmente anche a te. Tipo qua siamo arrivati in un'altra zona, aiuto! Ok. Questa è una zona particolare dove probabilmente c'è queste tempeste di sabbia e dobbiamo stare attenti. Ok, quindi qui c'è una sorta di parkour. Salve. Arriviamo qua. Ok. All'interno di queste cose siamo al sicuro. Quindi direi di proseguire un altro pezzettino e poi per ora ci possiamo salutare qui. Ragazzi, vedete? Non sono riuscito ad arrivare, quindi addirittura mi ributta indietro. Mamma mia. Va bene. Ragazzi. Questo è Gris, un gioco di una semplicità assurda, metterei anche in pausa se mi è possibile, grazie. Un gioco di una semplicità assurda, ma di una profondità incredibile. Vi ho detto miniserie, molto probabilmente registrerò tutto il gameplay e lo dividerò in varie parti, che se riesco, pubblicherò ogni sera alle 21. Di conseguenza, ragazzotti, vi do l'appuntamento a domani sera per la seconda parte. E invito tutti quanti a lasciare un like per sostenere la serie, me e il canale. Un commento dicendomi cosa ne pensate di questo gioco, che secondo me è un qualcosa di eccezionale. Condividerlo su tutti quanti i vostri social, di cui tra l'altro trovate i miei in descrizione. E ovviamente. Se non l'aveste ancora fatto, iscrivetevi al canale. Dà un abbraccio, un mega salutone e un abbraccio. E a domani sera, gente. Ciao ciao!